Canto 14. Chi è costui che gira intorno al monte del Purgatorio, che è la nostra dimora di espiazione, ancora vivo, prima che la morte abbia concesso il volo della sua anima dal peso del corpo, ed apre e chiude gli occhi senza alcun impedimento? Non so chi sia, ma so che non è solo. Chiediglielo tu che gli sei più vicino, e accoglilo con parole gentili in modo che egli risponda. Così due anime, l'una con il capo chinato sulle spalle dell'altra, parlavano di me, lì a destra, e poi alzarono in su i loro volti per parlare come sogliono fare i ciechi. E disse una di loro: Oh, anima che ancora legata al corpo te ne vai verso il cielo, per carità, consolaci e dici da dove vieni e chi sei. Tu ci fai meravigliare così tanto per la grazia divina che ti ha permesso di venire quassù, quanto ci può meravigliare una cosa davvero mai accaduta prima d'ora in questo luogo. E io. Attraverso la zona centrale della Toscana scorre per un ampio spazio un piccolo fiume che nasce dal monte Falterona, e non gli bastano ad esaurirsi 100 miglia di corso. Da un luogo posto su questo fiume io reco con me questo corpo. Dirvi chi io sia sarebbe come parlare in vano, perché il mio nome non è ancora molto noto da essere giunto fino a voi. Se io afferro bene con la mia intelligenza l'allusione delle tue parole, allora quello che aveva parlato prima. Tu parli dell'Arno. Perché costui ha taciuto di proposito il nome di quel fiume come l'uomo suol fare delle cose che suscitano vergogna e di cui ci si vergogna? E l'anima alla quale era stata fatta quella domanda si disimpegnò dicendo così: Non lo so. Però è giusto che il nome di quella valle dell'Arno e di quel fiume muoia. La sorgente dell'Arno è là dove il monte Falterona si fa più massiccio e ricco di acque, e dove l'Appennino, catena montuosa all'estremo sud, della quale un tempo si staccò con violenza il monte Peloro del Capo Faro, ossia la Sicilia, raggiunge le sue massime altezze. Dalla sua sorgente il fiume scorre fino alla sua foce, in cui si getta per restituire al mare le acque che il sole gli aveva sottratto tramite l'evaporazione, acque che poi ricadono di nuovo sotto forma di pioggia, alimentando i fiumi e formando il loro corso. Ebbene, in tutto quel territorio, dalla sorgente alla foce, la virtù è completamente scomparsa. Essa, come una nemica, è stata scacciata da tutti come fosse una biscia, e ciò o per un maligno influsso degli astri su quella regione, o per una consuetudine al peccato che in quei luoghi tutti stimola, per cui gli abitanti di quella misera valle hanno così cambiata la loro natura di uomini, tanto da credere che Circe li abbia assoggettati con le erbe magiche, trasformandoli tutti in bestie. L'Arno inizia il suo cammino ancora povero d'acqua, tra sudici porci, più degni di ghiande che di altro cibo più conveniente per gli uomini. Poi, discendendo, trova nel suo corso i cani, minacciosi più di quanto non consenta la loro effettiva forza. Da lì, improvvisamente, il tracciato dell'Arno, quasi disdegnando quei luoghi, cambia direzione. Prosegue scendendo giù a valle. E quanto più l'alveo del fiume si gonfia, anche grazie alle acque degli affluenti fra Arezzo e Firenze, tanto più quello sciagurato fiume vede gli abitanti da cani trasformarsi in lupi. Discendendo poi attraverso i bacini incassati e profondi della gola detta Pietra Golfolina, l'Arno trova le volpi, cioè i pisani, esperti conoscitori di inganni e di frodi, che non temono alcun mezzo pur di mettere in trappola qualcuno e che non si lasciano certo ingannare, proprio perché sono peggiori degli altri. Né ora smetterò di parlare, poiché desidero che altri mi stiano ad ascoltare. Ed anche questo essere umano, pellegrino in questo luogo, e tu stesso, Rinieri da Calboli, desidero che mi stiate ad ascoltare. Anzi, sarà utile a costui se in avvenire si rammenterà di ciò che ora io dirò e che rivelerò in seguito ad una vera ispirazione. Oh, Rinieri dei Calboli,
io vedo tuo nipote, Fulceri dei Calboli, nella qualità di podestà di Firenze, che diventa cacciatore, persecutore dei fiorentini empi sulla riva dell'Arno, il fiume che scorre tra le belve, e terrorizzerà tutti i bianchi con crudeltà, favorendo le vendette dei neri. Vedo vendere la carne delle sue vittime ancora vive, poi le uccide come bestie da macello invecchiate, privando così molti della vita e se stesso della dignità. Pieno di sangue e di delitti, vedo uscire il Fulceri da Firenze, selva di sventure, lasciandola così devastata che da qui a 1000 anni non riavrà mai più quei rami e quelle foglie distrutte che aveva un tempo. Come al presagio di avvenimenti che recano dolore si conturba il volto di colui che ascolta, qualunque sia la parte da cui proviene il pericolo che lo minaccia, così io vidi l'altra anima, ossia Rinieri dei Calboli, che stava rivolta verso Guido d'ascoltare, turbarsi e diventare addolorata quando ebbe accolto dentro di sé e compreso il senso del discorso del compagno. Il senso del discorso di Guido del Duca e l'aspetto turbato di Rinieri mi fecero desiderare di conoscere i loro nomi, che ancora appunto non conoscevo, e ne feci loro richiesta con preghiera, per cui lo spirito che prima mi aveva parlato ricominciò. «Tu desideri che io mi convinca a rivelare a te il mio nome, mentre tu non vuoi dire a me il tuo. Ma dal momento che Dio vuole che tu sia l'emblema di tanta sua grazia, allora non ti nasconderò nulla. Quindi sappi che io fui Guido del Duca. Il mio sangue fu così bollente, pieno d'invidia, che se io avessi visto un uomo felice, tu avresti visto me pieno di livore e di rabbia. Dal seme di quell'invidia che ho seminato in terra, raccolgo ora qui questa pena. Oh, umanità, perché desideri quei beni terreni, per possedere i quali è necessario escludere dal possesso ogni altro, e che sono poi da una parte così effimeri e dall'altra spesso tali da corrompere l'animo umano ed il costume morale per ottenerli? Questi è Rinieri, prestigio ed onore della famiglia dei Calboli, nella quale in seguito nessuno si è fatto più erede del suo valore, e nella regione compresa tra il Po, gli Appennini ed il Reno, cioè la Romagna. Non soltanto la sua famiglia e la sua discendenza è diventata priva di virtù, ma ha del tutto perduto il pregio di un retto pensare e di ogni gentilezza di costume. Anzi, tutto quel territorio, compreso dentro quei confini, è pieno di pessimi costumi, tanto che per quanto si potesse coltivare, sarebbe ormai troppo tardi per estirpare quei mali ed occorrerebbe troppo tempo per sradicarli del tutto. Infatti, dov'è oggi il valente Lizio di Valbona e dov'è il cavaliere pieno di cortesia e di onore Arrigo Mainardi? E Pier Traversaro della famiglia Ravennate dei Traversari e Guido di Carpigna? Oh, gente della Romagna, imbastarditi dopo la perdita dei migliori costumi! Quando a Bologna in quella terra rinascerà un fabbro? Quando rinascerà in Faenza un Bernardino di Fosco, uomo nobile di virtù, nato da una famiglia umile? Non ti meravigliare se io piango, uomo della Toscana, quando ricordo con Guido da Prata, Ugo Lindazzo, che pur essendo della nobile famiglia toscana degli Ubaldini, si distinse vivendo tra noi romagnoli di quei tempi. E ricordo Federigo Tignoso da Rimini e la compagnia di nobili amici che si riunivano a casa sua e quindi la famiglia dei Traversari e degli Anastagi. E l'una e l'altra nobile stirpe è rimasta priva di eredi. Quindi ricordo le nobili donne di signori valorosi, le faticose e rischiose prove di guerra e poi il viver lieto nel riposo della pace delle serene corti che faceva nascere il desiderio di amore e di affetto a coloro che vi abitavano, là dove ormai gli animi sono ora diventati così malvagi. Oh Bertinoro, perché non scompari dalla terra dal momento che molta gente virtuosa se n'è andata da questo mondo allo scopo di non essere contaminata dalla presente corruzione?
si comporta bene e saggiamente Bagnocavallo, cittadina tra Lugo e Ravenna, i cui conti malvicini non mettono più al mondo figli maschi. Invece si comporta male Castrocaro, castello della Val Montone e peggio ancora Conio, castello presso Imola, che si ostina a generare tali conti. Bene faranno a non mettere al mondo figli pagani, signori di Faenza, dopo che se ne sarà andato dal mondo terreno l'ultimo dei loro. Comunque questo non sarà certo sufficiente affinché non rimanga di essi testimonianza, un ricordo puro, non contaminato dalle azioni fraudolente di quel demonio. Oh, Ugolino dei Fantolini, signore di molti castelli nel Faentano, la tua reputazione è ben sicura di non essere più infamata. Ma questo soltanto perché, essendo spenta la tua discendenza, non ci sarà più nessun erede che la possa macchiare, perché in fondo solo la morte, che estingue definitivamente le famiglie, potrà rendere quei nomi nobili, immuni da ogni infamia di discendenti degeneri. Ma ormai vattene, Toscano! Ora desidero troppo piangere anziché parlare, tanto il nostro discorso e questi ricordi hanno oppresso e rattristato la mia anima. Sapevamo che quelle anime sentivano che noi ci stavamo allontanando, e tacendo ci davano fiducia che fossimo sulla giusta strada per salire all'altro girone. Dopo che rimanemmo soli, proseguendo il nostro cammino, lasciando le anime, una voce imprevedibile e fragorosa nel silenzio del girone, come una folgore che squarcia l'aria, risuonò venendo in direzione opposta a noi e diceva: «Mi ucciderà chiunque mi troverà!» E fuggì via come il tuono che si dilegua dopo che la nuvola è stata squarciata ed attraversata dal fuoco del fulmine. Quando il nostro udito non avvertì più quella prima voce, eccone un'altra con un fragore così violento che rassomigliò ad un tuono che subito segue un altro tuono. «Io sono Aglauro, che fui mutata in pietra da Mercurio, poiché invidiosa mi opponeva l'amore di mia sorella Erse!» Allora, per avvicinarmi a Virgilio, feci un passo, non in avanti, ma verso destra, perché lui era la mia destra. Intorno a noi erano ritornati il silenzio e la quiete, ed egli mi disse: «Quel che hai udito fu il rigido freno, l'incitamento che dovrebbe indurre l'uomo a mantenersi entro i termini a lui assegnati da Dio, per non provare invidia verso nessuno. Ma voi uomini facilmente vi attaccate ai beni terreni, ne rimanete adescati come pesci, in modo che il demonio vi attira a sé. Perciò poco vale il freno al peccato, costituito dagli esempi di invidia punita, o l'invito alla virtù che invece viene premiata. Nonostante il continuo richiamo dei cieli che vi mostra le bellezze eterne, il vostro occhio guarda soltanto verso terra, verso le miserie mortali. Perciò Dio, che tutto vede e giudica, vi castiga».